questo, no? Allora, siamo nella prova 3B a Borgotaro, si tratta di una prova col soccorso alpino, dove praticamente viene simulato uno scalatore che è caduto mentre faceva arrampicata senza agganci e protezioni, quindi un politrauma, con frattura del bacino, gambe e braccio. E qua la difficoltà, la vera grossa difficoltà, è il fatto che per raggiungere il paziente l'equipaggio deve fare una ferrata, è molto molto ripida e molto difficile, molto fisica. Una valutazione del paziente fatta bene, cioè un test a piedi fatto bene. In molti lo fanno proprio solo visivamente, senza andare a cercare fratture, quindi ad esempio in molti non si sono accorti di una frattura del bacino, perché si concentravano su fratture esposte della gamba e del braccio, ma non facendo il test a piedi. E l'altra cosa è il tener fermo il capo. Ho visto molti molti equipaggi che mettono il collare benissimo, però il primo che arriva non si ferma alla testa, quindi parla col paziente, inizia una valutazione mentre aspetta l'equipaggio e il paziente intanto muove la testa da tutte le parti. Poi di fatto la spinalizzazione del paziente è abbastanza semplice, però appunto è il percorso per arrivare e soprattutto per scendere, perché devono farsi calare. Quindi è capitato che qualche equipaggio non se la sentisse di affrontare il percorso.